Salve a tutti e bentornati nel mio canale. Nel blog di oggi su Tag Medicina abbiamo affrontato un argomento un po' di nicchia. Abbiamo parlato della aromatizzazione, cioè quell'azione enzimatica che trasforma il testosterone in estrogeni. E è un processo metabolico che si avviene ha un suo motivo, perché tutto ciò che avviene nel nostro organismo ha una sua motivazione, quindi anche nell'uomo la presenza di estrogeni, che sono gli ormoni femminili, è necessaria per numerosi equilibri, non per ultimo anche la crescita ossea e la fluidità a livello articolare, il mantenimento dei buoni livelli di colesterolo e altre azioni anche addirittura legate alla formazione degli spermatozoi e al mantenimento di una salute prostatica. Però alcune volte un eccesso di attività dell'enzima che trasforma il testosterone in estrogeno può dare alti livelli di estrogeni nell'uomo. Come anche, non lo nascondiamo, questo può succedere nell'uomo che per motivi sportivi o di ricerca di una forma fisica utilizza testosterone. Se il testosterone viene aromatizzato, si trasforma in estrogeno, in piccola parte nemico quando raggiunge livelli eccessivi. Questo studio che riportiamo oggi su Tag Medicina è andato a studiare l'effetto di alcune molecole sintetiche di isoflavonoidi sintetici che hanno dimostrato inibire l'attività della aromatasi. È quindi un lavoro interessante che si aggancia anche, e mi permetto di dirlo, alla possibilità anche di inibire l'aromatasi, oltre che con farmaci o con questi isoflavonoidi sintetici, talvolta anche con delle molecole naturali. La crisina, in parte la quercetina, sono appunto delle molecole naturali che sono in grado di bloccare o comunque di contenere la aromatizzazione. Ad esempio, il succo di mirtillo, l'estratto di succo di mirtillo, sembra essere un'ottima arma naturale per limitare l'attività dell'aromatizzazione e quindi la trasformazione da testosterone in estrogeno. Con questo vi saluto, vi auguro buona lettura, vi auguro un buon fine settimana e ci vediamo sul prossimo blog e sul prossimo articolo di Tag Medicina.